Qui in compagnia con il sindaco del comune di Montecorice, Pierpaolo Piccirilli. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio, salve. Allora, innanzitutto la ringrazio per la disponibilità. Allora, sindaco, ieri dopo aver, insomma, la tematica, quale insomma ci tiene coinvolto ormai da più di un anno a questa parte, che è una tematica, ahimè, assolutamente attuale, è proprio quella inerente al Covid-19. E ieri, dopo aver discusso di questo col sindaco del comune di Castellabate, Luisa Maiuri, oggi discutiamo con lei, quindi spostando l'attenzione, quindi focalizzandoci proprio sul comune di Montecorice. E la prima domanda che vorrei porle è proprio inerente alla situazione attuale nel comune di Montecorice riguardo il numero di contagiati proprio da Covid-19 nel comune di Montecorice. Allora, in questo momento ci sono tre contagiati. Cioè uno dell'altro ieri, che è il più preoccupante perché pare sia una variante inglese al virus e quindi è di Montecorice paese, mentre gli altri due sono. Ma lo posso dire tranquillamente, un dipendente comunale che è un mese, poverino, che sta a casa perché non gli è passato ancora, e un bambino che sta a una frazione i cui genitori hanno avuto il virus e adesso è rimasto solo lui. E quindi sono tre in tutto. La situazione non è, diciamo, preoccupante. Però comunque ci sta apprensione e ci sta, diciamo, paura sempre, specialmente nelle scuole e più volte mi hanno chiesto i genitori, non tutti per la verità, di chiudere appunto le scuole, ma la paura è un po' aumentata con questa ipotesi di variante, così mi ha detto l'ASL, di questa signora. Diciamo che tra l'altro è un caso isolato perché la famiglia della signora, i conviventi, sono tutti negativi. Anche se sono stati posti in isolamento fiduciario, l'ASL ha provveduto subito a fare questo tampone e sono risultati negativi. Quindi questa è la situazione nel mio comune, che è un comune, come lei ha detto prima, che confine appunto con Castellabate che avete intervistato ieri, siamo comuni contigui, comuni costieri per la verità. E questo è quanto, insomma, abbiamo avuto anche dei picchi di Covid in passato abbastanza alti, di numerose persone che erano, c'è stato proprio un focolaio nelle zone a monte, fortunatamente non abbiamo avuto nessuna vittima. E pochi casi sono stati con sintomi abbastanza lievi di febbre e della perdita dell'olfatto e diciamo questi sono diciamo quello che è successo nel mio comune. Bene, allora Sindaco, è importante anche evidenziare l'aspetto campagna vaccini, ecco che si ricollega poi a quest'altra domanda. Ecco, la campagna vaccini al comune di Montecorice sta procedendo in maniera regolare e soprattutto a quali fasce di popolazione ci sono, sta dando la precedenza? Ho fatto per gli ultra ottantenni insieme agli altri comuni del comprensorio. Abbiamo fatto una nota all'ASL, al direttore generale, affinché appunto gli ottantenni vadano ad Agropoli di questa zona qua, perché Agropoli l'ospedale è più vicino e quindi è più semplice e agevole per una persona anziana appunto arrivare all'ospedale di Agropoli anziché Vallo della Lucania. Probabilmente perderemo qualche giorno di tempo perché l'ASL appunto si deve riorganizzare in quanto aveva tutto previsto per l'ospedale di Agropoli, però diciamo queste sono le mie diciamo, competenze a proposito di vaccini e poi insomma, in linea con le direttive generali si faranno gli altri vaccini e quindi è ovvio che siamo tutti in attesa
per avere più tranquillità e serenità. Certo, certo. Allora, sempre insomma, con riferimento all'emergenza sanitaria, quindi non distaccandoci da questo, insomma, da questa tematica, con riferimento all'emergenza sanitaria in atto, quanto ritiene importante e utile l'uso dei social, delle piattaforme, nella comunicazione ai cittadini? Oggi tutto va via social, è uno strumento importantissimo. Io credo che vada utilizzato con calma, nel senso che non bisogna proprio dire ogni piccolezza, ogni minima cosa. Io il mio uso che ne faccio è dare le notizie essenziali ed essere preciso nelle notizie, dire sempre la verità che con riscontro oggettivo, riscontro documentale, specialmente quando si dà notizia di casi Covid o di situazioni appunto sanitarie. Quindi l'utilità è senz'altro, non lo devo dire io, ma nello stesso tempo bisogna saperlo usare questo strumento, perché poi se spesso la notizia lascia dei margini di interpretazione, come dire, allora piovono milioni di commenti, anche diciamo di poco conto, poche spiegazioni. Quindi è meglio, io preferisco, e quando lo uso faccio sempre così, di dare la notizia precisa, secca e diciamo, con tutti gli elementi cartacei possibili, e quindi riscontrare la verità pure semplice, senza dare adito a, appunto, a interpretazioni varie. Certo, anche quindi, per evitare che... insomma, si possa scatenare la cosiddetta caccia alle streghe, ecco, che purtroppo in questo periodo, purtroppo... Ecco, questo è un altro argomento, appunto, della caccia all'untore, questo vuol dire lei, praticamente. Sì. E ecco, questa è una cosa che credo che ognuno di noi, è naturale, è un sentimento che capita a me e capita a tutti, diciamo, quando si sa che ci sta un malato di Covid, quindi io sono stato a contatto del fratello, del cognato, dell'amico. In quel momento io spesso, quando sono nervoso, ma anche in questo caso, mi fermo, mi siedo e penso. Sì. Ecco, questo, diciamo, mi sono riproposto personalmente e lo dico anche agli altri quando sanno di queste notizie, di fermarsi per un attimo e di pensare e rasserenarsi, e non far scattare immediatamente quella cosa che è naturale, perché è una cosa istintiva, non la chiamerei caccia all'untore, ma è lo spirito di conservazione che sta in ognuno di noi nel preservarsi, appunto, nel difendersi in questo modo. In merito anche alle dichiarazioni del, insomma, il presidente De Luca, poi pochi giorni, lei condivide i timori del presidente, quel presidente De Luca, riguardo un possibile ritorno in zona rossa? Beh, la preoccupazione ci sta, lui ovviamente ha dati, ha l'unità di crisi a sua disposizione, ha un'equipe, quindi se lo dice lui, lo dice con cognizione di causa. La possibilità della zona rossa, certo, è dannosissima per tutti noi. Noi all'epoca, tempo fa, e avemmo una riunione importantissima con De Luca, tutti i sindaci, e ci disse, non solo lui ma anche il prefetto di Napoli, che le decisioni, è inutile che ogni comune faccia una decisione diciamo nel suo comune scollegata dagli altri comuni. L'indirizzo era quello, appunto, di uniformare, e quindi affinché la regione potesse essere guida per tutti i comuni, e quindi non accavallare ordinanze dei comuni con ordinanze della regione. La preoccupazione di stare in zona rossa ci sta, certo, i casi aumentano, non diminuiscono. Condivido insieme con il presidente, appunto questa preoccupazione, e la faccio mia, proprio perché è del presidente che ha cognizione di causa
su tutta la regione Campania. Ovviamente ci allineeremo alle sue decisioni e alle decisioni del governo quando scatterà, se scatterà, e speriamo di no, questa zona rossa, appunto ne trarremo le conseguenze. Ma già adesso che siamo in zona arancione ci sono grosse difficoltà, specialmente per le attività. Proprio ieri parlavo con un ristoratore che ha dovuto davanti a me appunto disdire alcune prenotazioni già fatte perché da un giorno all'altro siamo diventati zona arancione. Certo, noi diciamo in questi paesini anche la zona rossa la viviamo diversamente dalle città. Non è la stessa cosa, a mio avviso, perché c'è meno densità demografica e per una serie di motivi che appunto potrebbero essere, tra l'altro, i vantaggi in questo caso di vivere in paese. Se scatta la zona rossa, ovviamente scatta per tutta la regione e quindi per Montecorce in questo momento non c'è nessun timore, proprio perché abbiamo soltanto 3 casi e quindi niente, attendiamo appunto le decisioni del governatore.